E mi è arrivato il pacco di Enel Store che stavo aspettando, contiene il kit per le nail art. Vediamo un po' che cosa contiene. Un sacco di cose. E adesso, vabbè, le tiro fuori così si vedono meglio. Ciao a tutti! Oggi video dedicato a Enel Store. È arrivato il pacco che aspettavo e precisamente il kit per nail art. Parto subito dalle cose che mi sono piaciute di più, ovviamente queste polvere glitterate. Aspettate, ok. Queste polvere glitterate sono fantastiche. Mi piace tantissimo la ruota, contenta che ce ne siano due. Quindi c'è anche questa un po' più piccina. In quella grande ci sono le decorazioni che mi piacciono tantissimo, che sembrano dei diamantini, diciamo così, in varie forme, quindi cuoricini, fiorellini, mentre in quella piccolina ci sono le borchette sia dorate che argentate. Eccoci qua. E ovviamente questa polvere qui glitterata mi fa impazzire. Perdonate le unghie, ma devo appunto farmi la manicure. Vabbè. Peraltro, arriviamo all'altra cosa che sono contenta di avere. Oramai un po' tutte le case cosmetiche hanno creato dei pennelli per le nail art. Però insomma ero curiosa di provare qualcosa anch'io. E in questo kit appunto ci sono dei pennelli. Credo a livello professionale un pochettino più validi rispetto a quelli di Pop Akiko, senza nulla togliere ovviamente, a entrambe le case cosmetiche. Adesso vediamo nel particolare, ho appunto questo kit di pennelli che ha diverse punte, si possono notare, sì. E questi sono i 5 pennelli che hanno differenti punte, quindi dalla più grande alla più piccolina, quindi per disegni ancora più precisi. Nel pacco poi c'erano anche queste tips di diverse dimensioni, questo l'ho apprezzato tantissimo, sono tutte numerate. Questa è la 6, poi c'è la 1, vediamo, c'è la 2 perché qui sopra c'è un marasma. E quindi sì, diverse tips. Poi ci sono, c'è ovviamente questo smalto. Il kit contiene lo smalto numero 27, un bel verde, ovviamente semipermanente, quindi vuol dire che asciuga in lampada. Poi ci sono questi colori acrilici e poi questi qui, che sono i colori acrilici con i vari dispenser. Mi è piaciuta tantissimo la praticità perché appunto voi potete lavare il pennello, usare altri e questi due contenitori vuoti. Solo non ho capito perché ci sono questi che sono vuoti. Se qualcuno ha ordinato da Enel Store oppure se ne intende un po' più di me, mi fa sapere perché ci sono questi due vuoti, magari servono e io non so come utilizzarli. E come in ogni pacco di Enel Store c'è anche il catalogo. C'è anche una bella anticipazione perché sappiamo che li troveremo al padiglione 36 al Cosmo Prof. E io penso di andarci. Chi è che ci va di voi? Fatemelo sapere con un commento. E quest'anno ho proprio voglia di tornare al Cosmo Prof. Credo di fare un video con le varie informazioni. Fatemi sapere comunque se vi può interessare perché è un video bello articolato e mi devo un attimo organizzare. Però se vi fa piacere, insomma, lo faccio volentieri. Quindi questo è tutto il contenuto del kit per Nail Art. Speriamo di combinare qualcosa di bello, di creativo. Ho un sacco di idee e noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!